Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, Ave Maria a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovani. Chi vi parla come sempre è Don Leonardo Maria Pompei, che con voi sta cercando di portare avanti questo ciclo di conversazioni utili alla conoscenza di noi stessi per imparare a essere un po' protagonisti della nostra esistenza. Oggi, come vi accennavo la settimana scorsa, se come sempre ci ricontestualizziamo un po', siamo praticamente dentro un capitolo molto importante che riguarda la presa di possesso e quindi il cominciare a vivere da protagonisti, se si passa questa espressione, per quanto riguarda il progetto di vita. L'abbiamo introdotto la volta scorsa, ecco, vedendo un po' e in quale modo come dire, ci si dispone, ecco, a conoscere il progetto di Dio. Mi ero riservato in questa puntata oggi come dire, di entrare nel dettaglio delle singole possibilità di vita che si hanno e che il Signore può pensare per noi e che è il nostro compito come scrive San Paolo in una sua lettera, scoprire, ecco, per poter camminare in esse, sapendo che lì troveremo tutte le grazie necessarie per la nostra santificazione, la nostra felicità e realizzazione, se si passa questo termine non molto cristiano, ma che rende un po' l'idea, della nostra vocazione umana, e anche, ecco, la perfezione poi della gloria che avremo in cielo, perché se stiamo al posto nostro, siamo moralmente certi che il Signore ci darà tutte le grazie necessarie per poter raggiungere la santità, nello stato di vita appunto che Lui, ha assegnato a ciascuno di noi. Vorrei cominciare a parlare anzitutto della cosa più comune, che è la vocazione al matrimonio. Io proprio in queste settimane, chi è abbonato al settimanale di Padre Pio, io sto scrivendo una serie di articoli, ecco, riguardanti il Concilio di Firenze, diciamo così, la prima grande sistematizzazione sacramentale e dogmatica che fece la Chiesa nel corso della storia, appunto in questo grande concilio, dove sono arrivato ad approfondire appunto il sacramento del matrimonio. Ecco, l'ultimo articolo l'ho scritto proprio ieri e andrà in stampa, non so se tra 1 o 2 settimane, quindi rimando. Per quanto riguarda gli abbonati, per approfondire ulteriormente, ecco, questo discorso alle varie puntate degli ultimi numeri del settimanale di Padre Pio, che sapete appartiene, diciamo, alla famiglia, insomma, di questa nostra radio in cui io collaboro, diciamo, attraverso la penna, diciamo così, scrivendo degli articoli su tematiche dogmatiche magisteriali in questo periodo. Il matrimonio è una grandissima vocazione. Ed è un sacramento importantissimo. Oggi, non vorrei fare retorica, uno dei disastri proprio più totali, secondo me, un modo con cui il demonio sta seminando proprio una vera e propria strage nella Chiesa cattolica è attraverso proprio l'attacco frontale, sistematico, endemico e, come dice, e su tutti i campi, su tutti i fronti, al sacramento del matrimonio. Oggi i matrimoni sono quasi tutti fondati sulla sabbia, ahimè, quasi nessuno vive il fidanzamento come lo dovrebbe vivere, pochissimi fanno un discernimento vocazionale per quanto riguarda il sacramento del matrimonio, che è una vocazione ben particolare. Pochissimi, ripeto, si preparano bene al matrimonio, e quindi pochissimi matrimoni poi sono matrimoni come Dio comanda. E numerosissime, come sapete, sono. E le separazioni sono i divorzi e sono le altre nuove forme, insomma, di attacco alla famiglia, di disprezzo del sacramento del matrimonio, posto in essere da chi va a convivere o da chi si sposa al comune, oppure dalle nuove cosiddette famiglie arcobaleno, insomma, che avanzano, come dire, prepotentemente cercando improbabili quanto inopportune eventuali forme di riconoscimento giuridico che peraltro, come sapete, ahimè, sono poste in essere
nella stragrande maggioranza dei paesi industrializzati, o attraverso delle forme di riconoscimento legale, o addirittura attraverso delle vere e proprie nozze, ecco, tra persone dello stesso sesso. Quindi capite che la famiglia, come dire, è proprio il sacramento del matrimonio, è proprio in stato di assedio. Io personalmente penso che siano un po' tutti i sacramenti oggi nella Chiesa ad essere in crisi, tutti, nessuno escluso. E penso che attaccare i sacramenti sia proprio come infliggere una ferita mortale alla Chiesa, perché i sacramenti sono azioni divine. I sacramenti, ragazzi e ragazze carissime, non sono cose nostre, sono operazioni divine istituite dal nostro Signore Gesù Cristo e poste in essere dalla Chiesa, ma quando la Chiesa agisce sacramentalmente, agisce sempre in persona Cristi. Quindi chiunque li ponga in essere i sacramenti sono sempre delle azioni divine. Il problema è che i sacramenti, se sono messi in mezzo a una strada, cioè se sono profanati, se sono bistrattati, eccetera, pensate a chi si fa fare la comunione non essendo in grazia di Dio. Certo che riceve il corpo di Cristo, ma quel corpo di Cristo per lui è veleno. Pensate a chi si va a confessare, ma non confessa tutto e bene, o non è pentito di quello che confessa. Quella confessione non ne fa né caldo né freddo, anzi lo fa uscire peggio di come è entrato in confessionale. Così pare per i sacramenti dell'ordine e del matrimonio di cui dobbiamo parlare. Allora, il matrimonio è un sacramento importantissimo, che prevede un tempo di discernimento, cioè perché la funzione del sacramento del matrimonio e la missione che ha chi è chiamato a questa peculiare forma di vita cristiana è molto semplice. Come dire, i cicli di catechesi che stiamo facendo si chiamano Chi sono io per poter amare? Tutti noi siamo stati creati dall'amore, questo dovrebbe essere ormai chiaro, siamo stati creati per amare, ma amare chi? E amare come? L'amare come è una risposta immediata per noi figli di Dio, perché come ha detto Sant'Agostino, poi ripreso in tante forme e varianti, la misura dell'amore è amare senza misura. Però bisogna vedere chi, quindi in quale direzione. Allora, con il vincolo matrimoniale, che succede? Ci si unisce ad una creatura ben precisa, d'accordo? In osservanza al mandato di Dio dato da già all'inizio della creazione, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. Il senso di questa unione, oltre alla mutua e reciproca, come dire, donazione degli sposi di sé l'uno all'altro, che richiede un grande e continuo esercizio ascetico, è collaborare con Dio alla trasmissione della vita umana. Perché i figli si fanno dentro il matrimonio e il matrimonio serve per fare i figli. Ecco, i fini del matrimonio, secondo la dottrina classica, sono tre. Il primo è fare figli, il secondo è l'unione degli sposi, il terzo, oggi completamente ignorato, ma non è tanto da ignorare, adesso qui non ho tempo chiaramente di approfondire questo argomento, bisognerebbe fare un ciclo di catechesi ad hoc. È il cosiddetto remedium concupiscentiae, che si fonda sul capitolo 7 della prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo, cioè essendo la continenza perfetta nello stato di vita decaduta che noi ci portiamo dietro dopo la colpa d'origine, il matrimonio è l'unica forma, diciamo così, che libera e rende leciti degli atti che fuori dal sacramento del matrimonio sono sempre e oggettivamente gravi e disordinati. Non è tutto lecito all'interno del matrimonio. Ecco, ma gli atti coniugali, che sono appunto quelli idonei a trasmettere la vita, sono leciti solo all'interno del sacramento del matrimonio e solo dopo aver celebrato il sacramento del matrimonio. Ora, cosa succede quando due sposi celebrano il matrimonio? Sapete che succede? Io faccio sempre. È come quando un prete consacra la sacra particola. Ragazzi che pensate di sposarvi, cercate per favore di ascoltarmi bene. Il matrimonio, ripeto, è un sacramento, cioè un'unione sacra. Molti ragazzi che dicono: ma che differenza c'è tra prima e dopo il matrimonio, eccetera, eccetera? Tanto non cambia assolutamente niente, cambia soltanto che andiamo a vivere insieme. Anzi, se conviviamo da prima, non cambia assolutamente niente perché conviviamo anche da prima, magari abbiamo fatto anche i figli, e quindi che cosa cambia? Vi dico fin adesso che anche in queste circostanze, come dire, pessime, pregressi al matrimonio, dal giorno
in cui questo diventa un sacramento, cambia tutto. Ecco, facciamo una piccola pausa dell'Ave Maria perché poi riprendiamo questo discorso. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, riprendo. Ho parlato di vincolo sacro e di analogia con ciò che fa un sacerdote quando va a celebrare. Voi sapete che qui siamo in diretta. Quando terminerà la diretta, io circa una mezz'oretta dopo, tre quarti d'ora dopo, andrò sull'altare a celebrare la Santa Messa. Dopo che io ho detto sulle sacre specie, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, con l'intenzione di consacrare quel pane azimo e durante la Santa Messa, quell'ostia è diventata corpo di Cristo. Né io, né i vescovi, né il cardinale, neanche il Papa, nessuno ha la possibilità di sconsacrarla. Nessuno. Per cui se quelle ostie che vengono consacrate, non lo so, cascano per terra, casca per terra il corpo di Cristo. D'accordo? Se quell'ostia, se la riceve una persona che sta in stato di peccato mortale, ha fatto la comunione, che per lei è un veleno, ma Gesù Cristo è stato costretto ad entrare in un'anima che è un letamaio, per non parlare di peggio. I satanisti che vanno a rubare le ostie per farci durante le messe nere, non vi dico cosa, lo fanno a ragion veduta, perché un'ostia consacrata è realmente una cosa fatta a Gesù in persona. Che capite? Immediatamente prima della consacrazione, quello è un pezzo di pane. Io potrei tranquillamente prendere, buttarlo per terra e calpestarlo, dovendomi soltanto confessare il peccato di aver preso un pezzetto di pane e averlo buttato per terra. Ma se lo faccio dopo la consacrazione, questo è un sacrilegio orribile, per cui c'è direttamente la scomunica per la profanazione volontaria e diretta delle specie eucaristiche. Allora, che succede quando due persone si scambiano il consenso matrimoniale, perché questo, e poi la prima notte di nozze sigillano quell'unione, realizzando esternamente il segno di diventare una carne sola? Allora succede, come dice Gesù nel Vangelo, che questi non sono più due, ma una sola carne. Quindi vuol dire che sono appiccicati con un bostic soprannaturale. Non lo può separare nessuno, capite? Nessuno, neanche il Papa. Nessuno, capite? Ha voglia a fare le leggi sui divorzi. Gesù nel Vangelo non dice non divorziate. State attenti, dice non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Attenzione, Dio unisce. Oh, Dio unisce. Vuol dire che se tu ti azzardi soltanto ad attentare a separare ciò che Dio ha unito, fai un peccato gravissimo. Quindi, capite? Non far pronunciare una sentenza, ma soltanto azzardarti a provarti a sciogliere quel vincolo sacro. Questa è la realtà del sacramento del matrimonio. Per questo che non ci stanno santi, non ci stanno... Adesso un sacco di cose, voi sapete, io ricordo, seguì la questione quando era ancora in carica Papa Ratzinger, lui rimproverò, cioè io mi ricordo benissimo un intervento che fece giudici rotali dicendo di andarci cauti con le dichiarazioni di nullità del matrimonio, perché una volta che un matrimonio è sorto validamente non ci stanno santi, neanche se poi succede il patatrac dei patatrac, ma quello è un sacramento indissolubile. Quindi capite cos'è questa vocazione? Vuol dire che tu, numero uno, devi avere un discernimento se tu sei capace a donare la vita ad una persona e a metterti al suo servizio, servizio assoluto, indiscriminato. San Paolo dice: voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, che è peggio di quello che dice alle mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, molto peggio, capite? Molto peggio quello che dice ai mariti di quello che dice alle mogli. E vi invito a leggere a questo proposito, dopo che ti scandalizzano della tutta missione, lo splendido libro di Costanza Miriano, Sposati e sii sottomessa, leggetelo. È anche molto simpatica questa scrittrice. Devi averci la vocazione per fare questo qui, perché questa non è una cosa che si improvvisa, perché la creatura
con cui si realizzerà questa unione indissolubile, è una creatura limitata, è una creatura imperfetta, è una creatura che ha dei difetti, è una creatura che ti costerà in alcuni momenti amare o perdonare o starle vicino, rispettarla sempre e comunque. Dove si fa la palestra di questo? Dove? Nel fidanzamento, come Dio comanda. Il fidanzamento non è il momento in cui si fanno prima del tempo le cose che si devono fare dopo il matrimonio, che sono quelle più facili e più divertenti, d'accordo? Le meno impegnative. Il fidanzamento è un tempo in cui tu devi discernere, uno, se hai questa vocazione, secondo, se la persona che hai davanti è la persona che Dio ti ha messo davanti. E qui, permettetemi di citare, l'ho già fatto altre volte, il buon Padre Pio. Perché Padre Pio era severissimo su alcune questioni. Allora, quando un figlio o una figlia spirituale andava da Padre Pio a dirgli mi sono fidanzato, lui diceva subito, con chi ti sei fidanzato? Con uno che è di chiesa, di fede o no? Se era sì, lui dice, vabbè voglio, vedete se non è d'accordo, e poi sposatevi il più presto possibile, e fate tutti i figli che Dio vi manda, perché il giorno del matrimonio Dio stabilirà quanti figli dovete avere. Punto e basta. Capite che significa basta? Dopo ne parliamo tra un po' di questo secondo argomento. Se non era di fede, gli diceva, o comincia a praticare la fede, oppure lo lasci. E tertium non datur. Io la prima volta che sentivo questa cosa, dico, mamma mia, santo cielo, dico, però come si fa a essere così rigidi, così severi? Adesso, che ho conosciuto tante famiglie distrutte, tanti matrimoni andati a zappa all'aria, tanti adulteri, tante situazioni veramente becere, dico, Padre Pio c'aveva ragione, perché io non ho mai visto e conosciuto mai un solo matrimonio andato a scatafascio dove, state attenti, tutti e due avessero una vita di fede, non dico buona, ma almeno accettabile. Vicinanze ai sacramenti, almeno un po' di preghiera, un po' di preghiera comune e un senso profondo del timore di Dio e della coscienza di quell'impegno che si erano presi andandosi a giurare fedeltà davanti all'altare. Mai, io non ho mai visto una cosa di questo genere. Tutti i matrimoni andati a schifio sono o tutte e due che non gli importa assolutamente niente, che sono cattolici, come si dicono cattolici, l'80%, 70% degli italiani, che sono tutti cattolici ma non gli importa assolutamente niente, di niente e di nessuno. Non hanno formazione scarsissima, vita sacramentale quasi nulla, d'accordo? Vanno a messa quando se la sentono, adesso quando me la sento, e vado a messa, se mi sento di fare la comunione me la faccio, anche se non mi confesso da 10 anni, eccetera, eccetera. Questa non è fede, questa qui. Questa è parodia della fede. Anzi, questa è offesa al Padre Eterno in alcune circostanze. Perché il Padre Eterno è tanto buono, però il Padre Eterno non lo possiamo trattarlo come l'ultima pezza da piedi, che non tratteremo così neanche, insomma, il primo imbecille che ci capiti tra le mani, no? Quindi o tutti e due stavano messi così o uno dei due stava messo così. E quindi chi si è sposato con l'uno dei due lo fa a suo rischio e pericolo. Ora, è chiaro che i figli sono il bene primario del matrimonio. Io vi annuncio qui il 12 settembre prossimo, tra 10 giorni, qui, nella mia parrocchia, sì, il 12, verrà la figlia di Santa Giovanna Beretta Molla, Gianna Emanuela, quella che è nata dal sacrificio eroico della madre. Santa Giovanna Beretta Molla ha fatto 4 figli in 6 anni, 4. Il fratello sacerdote, io ce l'ho un documentario di Santa Giovanna Beretta Molla, raccontava che per i coniugi fare i figli, cioè il fatto che Dio gliene mandasse il più possibile, era la loro preghiera, loro pregavano, d'accordo? Perché dalla loro unione nascessero più figli possibili, che sono un dono di Dio. La scrittura dice dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo, non un incubo, non una maledizione, non uno spauracchio da cui difendersi in tutti i modi possibili. Oddio, ho fatto un figlio, due, basta adesso perché dopo chi lo sa che succede. Ma succede cosa? Cosa? Mi spiegate a cosa servono un uomo e una donna uniti in matrimonio se non sono aperti alla vita? D'accordo?
E dopo si lamentano, perdonatemi che dopo quando tratto a quegli argomenti, dopo vengono 5 minuti dopo, si lamentano, ah ma quel prete gli ho chiesto di confessarmi e non mi confessa. È uguale a te, è uguale quello lì. Perché un prete che non è disponibile alle richieste chiaramente ragionevoli di sacramenti importanti, i miei parrocchiani sanno che se mi vengono a chiedere nulla oste, certificati di battesimo, che io personalmente abolirei tutte queste cose qui, che non servono assolutamente a niente, ci sono gli orari dell'ufficio parrocchiale. Perché non sono certamente cose su cui, come dire, ne va della salvezza dell'anima. Ma se una persona ha bisogno di confessarsi, ha bisogno urgente di confessarsi, io la confesso anche ad orari strani, rinuncio anche a fare il ringraziamento dopo la Santa Messa, se c'è una situazione seria, d'accordo? Se devono venire a fare la confessione settimanale, i miei fedeli sanno di per favore non mi chiedere di confessarmi subito dopo la messa, perché almeno un quarto d'ora fammi ringraziare Domine Dio di essere venuto dentro il cuore di mio povero peccatore, d'accordo? Però se c'è una cosa grave, io ti confesso in qualunque momento. Allora tu non ti puoi lamentare, caro coniuge, che dopo il secondo figlio ha detto basta e tra metodi naturali e innaturali. Tu hai una mentalità completamente contraccettiva, hai detto al Padre Eterno basta, i figli non li voglio più. E tu chi sei per dire una cosa di questo genere? La tua vocazione non è questo. La tua vocazione è, andate a leggere il rituale del sacramento del matrimonio, siete disposti ad accogliere responsabilmente con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Dio e della Chiesa. I figli che Dio vorrà donarvi, non i figli che tu decidi di fare. I coniugi non hanno il diritto di scegliere quanti figli fare, se farli, quanti farne e quando farne. Assolutamente. Chi te l'ha dato questo diritto? Chi te l'ha dato? Dove sta scritto? Allora, il fratello di Santa Giovanna Beretta Molla dice che quando la Santa Giovanna Beretta Molla era incinta, andava dal parroco che faceva suonare le campane a feste, chiamava le amiche a casa sua a dire: aspetto un bambino, evviva! Il Signore ci ha donato la grazia di essere madri, ci dà la fiducia di accogliere una sua creatura e di metterla in condizione di poter vivere da figlia di Dio. E questa mi sembra una cosa abbastanza grande, non mi sembra affatto una cosa da nulla. Ragazzi e ragazze carissime, riprendiamo dopo una involontaria e forzata pausa dovuta a problemi di connessione Internet. Adesso abbiamo stabilito un contatto telefonico, dovrebbe essere più stabile. Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori. Purtroppo sapete che ci mette sempre la zampa chi non dovrebbe mettercela in queste cose. Mi stavo raccontando di Santa Giovanna Beretta Molla, che quando scopriva di essere incinta, chiamava le amiche e faceva suonare le campane a festa, perché il dono di una vita è un onore, non è un incubo. Cioè, i matrimoni, come dire, provati sono i matrimoni che da Dio ricevono la grande croce di non poter avere delle vite e quindi devono, come dire, inventare delle forme alternative per realizzare come dire, questo desiderio di trascendere, di vedere che il loro amore si trascenda in una terza creatura a cui darlo attraverso l'adozione oppure attraverso delle forme che conosco di servizio alla Chiesa alternativo e comunque dato in un certo modo che chiaramente con la presenza di una famiglia numerosa non sarebbe possibile dare, no? Ma questa è una vocazione, questa qui, che è una vocazione che deve essere provata. Cioè, tu quando vai a sposarti è la prima domanda a cui rispondi e non mi si venga a dire siete disposti, come dire, ad accogliere responsabilmente. Ah, ma tu non puoi fare l'irresponsabile che fai 100 figli e poi chi li campa, come dicono le persone comuni. Ragazzi, c'è il Vangelo, c'è. Gesù ha detto di non preoccuparsi, di non darsi pensiero per la nostra vita, per quello che mangeremo, per quello che berremo. Perché, scusate una cosa, un figlio non nasce se Dio non crea un'anima, non nasce. Quindi se Dio quell'anima la crea, vuol dire che quel figlio lo vuole far nascere e da te e da tuo marito, non da altri. E quindi con quel figlio ti darà tutte le grazie necessarie per poterlo accogliere. Ecco perché Padre Pio diceva: il giorno del vostro matrimonio Dio ha deciso i figli che dovrete darvi. Io sono
tornato 3 ore fa, è atterrato l'aereo a Roma e sono già in diretta. Ho avuto la grazia di poter essere in pellegrinaggio in questi giorni ad Anguera. Anguera è una località del Brasile, una località poverissima del Brasile, stato di Bahia, a una quarantina di chilometri da Salvador. Salvador era l'antica capitale del Brasile, quella che era la capitale ai tempi di conquistatore, è stata capitale fino al 1700, non mi ricordo quanto, dove vive Pedro Regis, che dal 1987, se non ricordo male, ha delle apparizioni della Madonna. Adesso voi sapete che il caso Medjugorje ha monopolizzato la ribalta dei riflettori, a torto o a ragione, negli ultimi 30 anni quasi, ed essendo un fenomeno anche molto molto, come dire, enfatizzato da un punto di vista mediatico, ha un pochettino, come dire, fatto da assomigliatutto. Ma ci sono delle altre apparizioni anche molto molto recenti, tipo quelle approvate dalla Chiesa già a Kibeo in Africa, molto molto forti, della Madonna, dove la Madonna predisse la strage degli Hutu e dei Tutsi, parlando di fiumi arrossatisi per il sangue dei cadaveri. Profezie sono avverate alla lettera. Ecco, e Anguera è un fenomeno molto molto... io, guardate, ho conosciuto personalmente Pedro in questi giorni e già ero propenso a credere a questa apparizione. Adesso non ho più alcun dubbio, guardate, avendo conosciuto. Allora, questo giovanotto è l'undicesimo, se non mi ricordo male, di 15 figli viventi, più 4 non viventi. La mamma, che è una donnina alta meno di 1,5 metri, che io me la sarei abbracciata e portata dietro, ha fatto 19 figli. Io avrei voluto fare un filmino, perché io sono stato a casa loro, mai vista l'ospitalità di questi giorni. Era un gruppo di 10 persone. Il primo giorno che siamo andati Pedro non c'era, ci hanno per forza voluto ospitare ad offrirci un rinfresco, uno snack. Il giorno dopo ci hanno addirittura invitato a cena, il giorno dell'apparizione, d'accordo? Quindi ho celebrato la messa e tra la messa e l'apparizione hanno preparato una cena solo per noi, a servirci come se fossimo i principi. Addirittura si sono inventati che hanno fatto le lasagne per farci sentire a casa nostra. L'altro ieri, domenica sera, siamo tornati, Pedro ancora una volta non c'era perché era a fare una conferenza a San Paolo, e ci hanno addirittura fatto trovare, dopo la messa, la pizza. Cioè, una carità, un'ospitalità e una semplicità di questo genere, un'umiltà mai vista. La casa dove vivevano 19 per 17 persone, avrei voluto farci un filmino. La casa e quello che c'era intorno alla casa. Ma io... tanto amore, tanta umiltà, tanta fede, tanta accoglienza, tanta... non so se sono rimasto più edificato dal colloquio avuto personalmente poi con Pedro, oppure da questo ambiente circostante. Gli occhi di quella donnina, andate sul mio profilo Facebook, ci ho fatto le foto, le ho pubblicate, parlano da se stessi. Quella donnina, quando andrà davanti al Padre Eterno, certamente non avrà niente di cui vergognarsi, e ci va con tutto quanto il carico di questi figli. Una è suora e un'altra addirittura ci ha avuto il dono che vede la Madonna. E io ho assistito a un'apparizione, quello non è un gioco, non è uno scherzo, Io ho avuto modo di parlare molto a lungo con lui. Quindi, che cosa doveva pensare questa donnina? Che sono una famiglia, umanamente parlando, perdonatemi il termine, dei morti di fame. Non era una pazzia fare di 15-19 figli, che non sanno neanche, dove metterli. Intorno al tavolo che abbiamo mangiato, c'entravamo noi che eravamo in 10 e stavamo stretti come un osso, perché era una camina, una cucina di 3 metri per 4, dove c'entrava appena appena al tavolo e non facevi neanche il tempo a, come dire, a spostare la sedia per alzarti, perché andava a sbattere contro il muro. Figuriamoci in 17. Io mi sono chiesto, girando, dico, ma questi... Poi a un certo punto gliel'ho chiesto, dico, oh, vivevate tutti quanti qui? Gliel'ho fatta come domanda. Sì, vivevano tutti quanti lì. Non è successo niente, non è morto nessuno. Nessuno è morto di fame, nessuno. Nessuno. Allora, e io conosco famiglie di persone, dice, ah, ma se uno si apre la vita, fanno tutti 15 figli. Non è scritto da nessuna parte. Ma
ecco, da nessuna parte, perché io vi posso portare una autotreno di persone aperte alla vita, una è mia sorella, gliel' ho sempre detto a mia sorella, dico guarda, ti faccio diventare una star internazionale, gliel'ho detto subito, mia sorella ha due figli, più un terzo figlio concepito e aborto spontaneo dopo 2 mesi, non gliene sono venuti più, d'accordo? È facilmente reperibile, no? La mia sorella abita a Latina, quindi se non ci credete, dal momento che mia sorella, capite, non la confesso, non so il padre spirituale, gli ho sempre detto, dico, Elena, guarda che io sta cosa la vado in giro, perché la gente non ci crede che la vita è un dono di Dio e che Dio i figli li fa a chi vuole, quando vuole, come vuole e quanti vuole. Mia sorella si era allargata la casa, perché, diciamo così, secondo i suoi sentori umani, 4 li avrebbe fatti volentieri. Poi se ne sarebbe tenuta anche di più, ma 4 li avrebbe fatti volentieri, ce n'ha 2, capito? Allora questa è una vocazione ben precisa, cioè se tu ti sposi, tu ti devi sposare con questa lucidità mentale, la tua vita al servizio di una creatura, servizio senza se, senza ma, senza però e senza perché, tu devi imparare a fare delle rinunce, caro mio. Perché se tu sei un maschietto che ti piace tanto la partita e tua moglie c'ha bisogno di te quando c'è stata la partita, tu la partita non la vedi, figlio mio, se ami tua moglie. E se tuo marito c'ha bisogno di te, e tu devi andare a giocare a carte con le amichette che c'avete il circoletto di quelle che adesso vanno di moda, i tornei di burraco, e tuo marito si stranisce, tu non ci vai a giocare a burraco, stai con tuo marito. Sto facendo degli esempi sciocchi. Amare la persona che ti sta a fianco vuol dire che tu non gli mancherai di rispetto mai. Io qui a Borgo San Michele, morta 2 mesi fa, c'è il marito ancora vivo, ci stanno i figli, io l'ho portato ai corsi prematrimoniali, una coppia di sposi che ha celebrato 70 anni di matrimonio, capite che significa 70? 11 figli viventi, 11 figli e qualcun altro non vivente, o non mi ricordo quanti sono. Io ho chiamato i figli che vivono, perché 3-4 di questi vivono ancora con i genitori, a dire davanti a tutti i candidati al matrimonio che questi due patriarchi non si sono mai mancati di rispetto l'uno con l'altro, mai, e non hanno mai litigato, mai, e non hanno mai alzato la voce l'uno contro l'altro, mai, capito? Ecco, quindi non mi si venga a dire che è impossibile, perché questi due sono due sante persone, ma non lo so se sono come Giuseppe e Maria, c'hanno tutti e due il peccato originale, ecco. Ma è come ci si prepara? Ecco perché il tempo del fidanzamento, ripeto, non è il tempo dove tu cominci a fare prima del tempo quello che non devi, anche perché l'amore tra gli sposi è esclusivo, chi ti sposa c'ha il diritto, capite che significa il diritto? Se tu ti unisci carnalmente con una persona prima del matrimonio fai un peccato gravissimo, perché tu realizzi il sigillo dell'unione sacramentale prima che l'unione sacramentale ci sia, violando il diritto di chi sarà tuo marito e tua moglie di averti come unico ed esclusivo conoscitore, chiamiamolo così. Il corpo non è il tuo. San Paolo dice che il nostro corpo appartiene al Signore, numero uno, è tempio dello Spirito Santo. Questo corpo so due le cose. Se tu avrai la vocazione alla verginità o al celibato, il corpo appartiene al Signore per tutta la vita, punto e basta. Quindi tu, che cosa è il sesso, lo ignorerai come l'hanno ignorato la Madonna e San Giuseppe, punto e basta. Se tu hai la vocazione al matrimonio, non ignorerai il sesso, ma nessuno al di fuori di tua moglie e di tuo marito conoscerà chi sei tu, capito? Perché solo se si arriva in questo modo che il matrimonio ci avrà la pienezza delle benedizioni divine. Vi racconto un altro episodio ancora di Padre Pio, sempre esagerato, apparentemente. Guardate che questo si tratta di una persona vivente, eh? Non credo che sono autorizzato a fare il nome, io so chi è. Ecco, allora,
Coppia di persone seguite da Padre Pio in persona durante il tempo del fidanzamento. E fidanzamento come Dio comanda vuol dire che neanche un bacio profondo si può dare, e non perché lo diceva Padre Pio, ma perché lo dice Papa Alessandro VII in un decreto dogmaticamente vincolante, in cui condanna, si trova sul Denzinger, una sentenza dei teologi moralisti noti con il nome di quietisti, di lassisti, è celebre anche oggi nel parlare comune, un lassista è una persona rilassata da un punto di vista morale, che dicevano che un bacio dato nel fidanzamento, cioè quando ancora non c'è il sigillo sacramentale, quindi il possesso reale, sacramentale e il diritto, come dire, di godere del corpo di chi ti sta vicino, dice se tu fai quel gesto che non è proprio un atto sessuale, però insomma è un atto che può causare un certo, come dire, giramento di testa, diciamo così, se lo fai prima del matrimonio, fai peccato veniale. Pensate che i lassisti dicevano che farlo prima del matrimonio era peccato veniale. Lo dicevano i rassisti, ma Alessandro VII li ha condannati, e li ha condannati non perché non è peccato, ma perché è peccato mortale. Ci piaccia o non ci piaccia, io quando ho saputo questa cosa, mi dico, ottimo, che bella notizia, ma questa è, ecco. Allora, dopo ho sentito la storia, qui c'è un'altra patriarca, qui a Borgo San Michele, che mi raccontò un altro matrimonio durato per tanti anni, benedetto da tanti figli, e, come dire, circondato da varie benedizioni, che questa persona non sa né leggere né scrivere. Io sono un supporter degli analfabeti. Una volta mi raccontò che, dice, lo sai che mio marito, quando eravamo fidanzati, mi è venuto vicino, mi fa, te voglio da un baso. Mi ha detto, che vuoi tu? Mi vuoi da un baso. Stamma a senti bene, Tu, se arriviamo davanti all'altare, io arrivo davanti all'altare con te esattamente come ero il giorno che mai conosciuta, né più né meno. Se te sta bene, bene, se no, quella è la porta. Se volete, e mi telefonate, vi do il numero del telefono di questa persona, che è tutta contenta di andare a testimoniare in giro queste cose. Allora, Padre Pio segue una coppia lui di fidanzati. E che succede? Questa coppia di fidanzati, audite, audite, una settimana prima del matrimonio, dopo congruo tempo di castità intemerata, perfetta, cede alla grande tentazione, sto chiaramente caricando, di darsi un bacio. Questa si va a confessare qualche giorno prima da Padre Pio. Padre Pio apre lo sportello, la guarda e gli dice: non potevi resistere un'altra settimana? Io non ti confesso, vatti a confessare ad un altro. Pum, chiuso lo sportello e non la confessata. Tutti quanti noi, già immagino qualche ascoltatore, orrore. Queste sono cose che ha fatto Padre Pio, ragazzi. Quindi, per quanto mi riguarda, Padre Pio da Pietrelcina non si discute, d'accordo? Non c'è argomento di discussione. Quindi, come in tutte le cose strane, quando accade una cosa strana o iperbolica fatta da Gesù o da qualche santo, pensate anche al gesto di Gesù quando va nel tempio e sfascia tutto, che non sembra Gesù, no? Dice, ma perché Gesù fa così? Ha fatto peccato Gesù a fare quella cosa? No, se l'ha fatto c'è un motivo profondo, quindi lui poteva farlo, non noi, ma ha fatto questa cosa estrema perché c'era una motivazione. Ecco, Padre Pio poi la spiegò qual era la motivazione, perché aver ceduto a quella tentazione significava aver perso un autotreno di grazie che il Signore avrebbe concesso a quella coppia se la castità prematrimoniale si fosse conservata assolutamente illibata fino al giorno del matrimonio. Sono grazie perse, poi ce ne stanno altre, d'accordo, ma sono grazie perse. Allora, il tempo del fidanzamento, anche attraverso questa cosa, è il tempo dove tu impari, uno, a rispettare chi ti sta vicino. Quello non è tuo, d'accordo? È tutto da dimostrare che un giorno sarà tuo. Sarà tuo dopo che lo Spirito Santo, il giorno del sacramento del matrimonio, ha realizzato questo collante soprannaturale, che poi una volta che è realizzato non lo stacca nessuno.
Durante il tempo del fidanzamento tu verificherai se hai questa vocazione particolare, cioè se il tuo amore dovrà polarizzarsi verso questa sola creatura, perché l'amore sponsale è esclusivo. Tutti gli altri sono fuori, perché quegli atti possono essere posti in essere solo tra marito e moglie e con nessun altro. E se hai la vocazione a aprirti in un orizzonte soprannaturale di fede davanti alla divina grazia e accogliere i figli che il Padre Eterno ti manda e a dare la vita per poterli educare, educarli secondo la legge di Dio e della Chiesa, dice anche il giorno del matrimonio, ma chi li educa oggi i figli come Dio comanda? Sempre Padre Pio. Verrà una generazione di genitori incapaci di educare i propri figli, non vorrei essere nei panni dei vostri nipoti, disse poco prima di morire. E questo è sotto gli occhi di tutti. E io vado a benedire le case, l'ho detto tante volte, mi trovo i ragazzini dei 5-6 anni che quando faccio il segno della croce per benedire la casa non lo sanno fare. O che diciamo insieme un'Ave Maria non la sanno dire. Ma scusate, chi glielo deve insegnare a dire un'Ave Maria a un ragazzino? Glielo deve insegnare il parroco quando ha 9 anni che viene a catechismo? Che tra poco gli faranno fare la prima comunione quando ora è piena moglie? O non glielo deve insegnare sulle ginocchia materne la madre? Che deve varcare le porte della chiesa quando con il rischio al catechismo il parroco col fucile deve fare le minacce che se non va a messa la domenica, a me queste cose guardate mi fanno sono di un patetico unico, se non viene a messa la domenica non ti faccio fare la comunione? O non sarà il caso che forse la mamma porta il bambino in chiesa, lo fa familiarizzare, gli fa accendere una candela a Gesù bambino? Ma chi le deve fare queste cose qui? Le deve fare il parroco? Le devono fare il papà e la mamma? Allora capite, questa è una vocazione altissima e sublime. Cioè il Padre Eterno ti dà la fiducia di affidarti delle anime che sono create da Lui. E molto di quello che saranno dipende da come le educhi tu. Perché i figli ordinariamente sono lo specchio dei genitori, così come le comunità parrocchiali sono lo specchio dei parroci. Quindi se quelli diventeranno santi, molto dipende dall'educazione ricevuta. E se Dio te li manda vuol dire che c'ha fiducia di te. Se è un prete, la prossima volta parleremo del sacerdozio, io vi farò vedere come queste due vocazioni sono distinte, ma sono in un certo senso simili e complementari. Se è un prete, il Signore gli manda un'anima, una persona che non ha mai visto e conosciuto, dice: padre, mi voglio confessare con lei. Ma questa è una grande responsabilità. Cioè, e questa è una cosa che tu devi accogliere, perché tu non te lo sai andare a cercare. Se il Padre Eterno ti manda quell'anima, tu quell'anima la devi accogliere e devi darle quello che ti chiede. Capite? È un modo diverso con cui il Signore dà i figli, perché i figli di un prete sono i figli spirituali. Ma voi immaginate che le corse che mi farebbe fare nostro Signore se una persona che mi cercasse, volesse parlare con me o volesse confessarsi con me, gli dicessi: vattene perché non c'ho tempo, vattene da un altro. Cioè, io non posso dire a nessuno vieni da me, ma non posso dire a nessuno che venga da me vattene da un altro, perché io non sono più grande del Padre Eterno. E se il Padre Eterno e se ne vengono, Padre Pio pare che abbia confessato 6 milioni di persone, forse se ti manda 6 milioni di penitenti tu confessi 6 milioni di penitenti, non è che puoi dire: ah, ma io non ce la faccio più, ah, ma io non posso mica stare la mattina a sede confessionale. Tu devi fare, caro prete, devi fare quello che il Padre Eterno ha deciso che tu faccia, non quello che tu vuoi fare. Perché nel matrimonio o nel sacerdozio si deve fare la volontà di Dio, fratelli e sorelle carissimi. Carissimi giovanotti e giovanotti in ascolto, il tuo matrimonio sarà come Dio lo vuole. E tu con questa disposizione devi andare all'altare. Signore mio, ecco la mia vita. Io la spenderò al servizio di questa persona. Che succederà? Che non succederà, staremo bene, staremo male, così dice nel matrimonio. Io accolgo te come mia sposa e prometto di essere fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Quello è un giuramento, quello è un vincolo sacro, ed è da queste parole che nasce il sacramento del matrimonio, di cui gli sposi sono ministri. Capite cosa grande che è? Allora, non serve adesso fare tutta quanta la predica. Io ho voluto, come dire, far comprendere i valori del matrimonio, perché se uno capisce questi qua, non serve nemmeno biasimare le convivenze, il matrimonio al comune, i rapporti prematrimoniali, gli adulteri, i divorzi, tutte le altre cose qui.
perché si autobiasimano da sole, se uno capisce bene questo concetto. Perché il male lo si capisce sempre bene se, come dire, visto in una certa prospettiva. Cioè, se si capisce bene i valori di cui il male è privazione. Perché il male è sempre privazione di bene. Allora, i fidanzati devono pregare durante il tempo del fidanzamento il Signore per dire: Signore mio, mi sembra che tu mi abbia creato per formarmi una famiglia e sto verificando con l'aiuto della tua grazia se la persona che sto frequentando, con cui sto uscendo, che sto cercando di conoscere, con cui stiamo intessendo, come dire, un'amicizia impegnativa che poi diventa sempre più impegnativa, è la persona adatta a me. Se questo è, aiutaci a vivere esattamente questo tempo. E poi, altra cosa, non è cosa buona, salvo che ci siano circostanze straordinarie, procrastinare ad età, come dire, esageratamente inoltrata, il matrimonio come oggi si fa. Non è di per sé stesso una cosa buona. E non, cioè, una volta che due giovanotti sono sicuri che Dio li chiama al matrimonio, hanno fatto discernimento e vedono che sono fatti l'uno per l'altro e vedono che hanno una buona vita di fede in comune e vedono che sono d'accordo sul voler costituire un matrimonio secondo Dio, una famiglia santa, ecco, appena ci sono proprio le condizioni indispensabili, cioè che almeno uno dei due lavora, via, si parte. Non aspettare che tutti e due contratti a tempo indeterminato oppure chissà quale occupazione, se non uno veramente a 34, 35, 36, 37 anni. Questa è un'altra stortura, a mio avviso, dei tempi moderni, perché ci si sposa possibilmente non da ragazzini, da persone mature, ma giovani, 25 anni, no, 30 massimo, ma non oltre. Già sono tanti 30 anni, ma non oltre però. Per una donna 25 sono abbastanza. Anche perché i figli è meglio farli quando si è giovani, no? Ecco. Perché dato che c'hanno tutti quanti paura di avere figli, sapete che è scientificamente provato che dopo il 35esimo anno si ha, questo semplicemente seguendo le norme della scienza, dimostrato il 50% di possibilità in meno di concepire. Questo è assolutamente dimostrato. Disponendosi poi certamente a vivere il matrimonio e a realizzare il matrimonio così come Dio ce lo manda. Ci darà dei figli quanti lui vuole, come lui vuole e quando vuole. Ce ne darà pochi? Va bene lo stesso. Non ce ne darà per niente, perché bisogna mettere in conto anche questo. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Se questa è la volontà di Dio, va bene lo stesso, perché quello che fa Dio lo fa sempre fatto bene, sempre. Capite? Sempre. E quello che fa Dio sempre fatto bene, si fa. Punto e basta. Ecco, allora, ragazzi, oggi mi fermerei qui invitandovi, ecco, a fare un discernimento serio. Il matrimonio coinvolge, quindi cercate di capirci. Ma io ho sbagliato, sono sostituito la catechesi di oggi, mi sta prendendo un coccolone perché fino ad oggi ho fatto un disastro. Non fa niente, cioè, ti vai a fare una bella confessione, d'accordo? E da oggi in poi chiedi al Signore la grazia di poter vivere la tua giovinezza e il tuo discernimento circa la vocazione al matrimonio come Dio comanda, sia che c'hai già il fidanzato o la fidanzata e sia che non ce l'hai. Purtroppo nella condizione di figli di Adamo e di Eva è molto facile peccare. A volte si pecca anche per ignoranza. Io per esempio, quando ero giovane, vi confesso candidamente che non sapevo, non mi aveva detto nessuno che fosse un peccato dare un bacio a una ragazza. Non lo sapevo. Quindi non lo sapevo. Quindi è ovvio che non sapendo una cosa di quando noi non sappiamo per difetto di formazione, che può dipendere da noi, ma può anche dipendere da qualche cattivo maestro in cui siamo sciaguratamente, insomma, in corsi,
chiaro che come dire, la responsabilità morale dei gesti compiuti è molto 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 limitata, fermo restando che quei gesti sono comunque cattivi, sia che lo sappia sia che non lo sappia, no? Però certamente, come dire, il danno morale che hanno prodotto quei gesti è molto contenuto, molto limitato. L'importante è che quando uno viene a sapere come stanno le cose e cosa è quello che Dio pensa e cosa è quello che Dio vuole, sia pronto a dire: va bene, se queste sono le cose io le accetto, mi adeguo e da oggi in poi cambiamo le regole e cominciamo a vivere differentemente. Quindi vi do appuntamento alla prossima puntata, dove spero di poter parlare e approfondire la vocazione al sacerdozio, che rappresenta, come dire, l'altra faccia, diciamo così, il parallelo della vita matrimoniale, ed è per la vita della Chiesa un asse parimenti fondante, così come la vita matrimoniale. Mi piace concludere con la frase che disse la mamma di Pio XII al figlio eletto Papa. Gli disse: io ti bacio l'anello, ma ricordati che tu non avresti l'anello all'anulare della mano destra e non saresti giunto al soglio di Pietro se io non avessi portato con onore e con fedeltà la fede all'anulare della mano sinistra. Quindi capite che, purché si faccia ciascuno bene ciò che dobbiamo fare, si stia ciascuno nel proprio posto e si adempia santamente la propria vocazione, tutto funziona e tutto va bene. Il guaio è quando purtroppo questo non accade. Do la mia benedizione a tutti e appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria.